Ciao ragazzi, in questo video vi spiego come impostare il vostro termostato di casa per poter risparmiare sulla bolletta del gas. Allora, se magari avete un termostato ambiente, quello con la rotellina, ok? Che lo avete attaccato su muro con, che ne so, le gradazioni qua, che praticamente voi lo fate partire, ok? Cioè lo impostate a 20 gradi e lo lasciate sempre tutto il tempo attaccato sui 20 gradi, o magari la notte lo spegnete, ok? Lo spegnete del tutto, non possiamo fare niente, perché su questo termostato non possiamo impostare l'orario e la temperatura, che praticamente la caldaia si accende e si spegne a seconda di come noi impostiamo questo termostato e manteniamo una temperatura ambiente sempre costante. Invece, se abbiamo un cronotermostato, qualsiasi cronotermostato, andate a vedere su Amazon, scrivete cronotermostato ambiente per la caldaia, ok? Abbiamo un display. La maggior parte di questi cronotermostati hanno un display, e qui possiamo impostare due fasce orarie. Due fasce orarie, nel senso, possiamo impostare la temperatura di giorno, ok? E una temperatura di notte. Di giorno magari mettiamo, che ne so, 21 gradi, ok? E di notte mettiamo. Però io consiglio sempre di non andare ad abbassare la temperatura più di 3 gradi. Quindi se impostiamo 21 gradi, qui metteremo 18 gradi. Se invece qua mettiamo 20 gradi, di notte metteremo 17 gradi, ok? Impostate il termostato a seconda di come voi state bene a casa, cioè di essere con la casa che sia calda, che sia confortevole, ma di non superare i 3 gradi di temperatura una dall'altra. Come si imposta questo termostato qua? Praticamente lo faccio partire, so che mi sveglio la mattina alle 7, ok? Io imposto il termostato che parta alle 6 di mattina, ok? A 21 gradi, metto la temperatura di giorno, lo imposto a 21 gradi e lo faccio funzionare fino alle 9, ok? Questo è l'orario che lo faccio funzionare, perché io mi sveglio alle 6, alle 7, ma quando mi sveglio trovo già la casa calda, faccio colazione, bevo il caffè e vado via. Alle 8 e mezza, 9, possiamo spegnerlo e mettere l'orario di notte. Quindi dalle 9 in poi imposterò, cioè so che vado via alle 8, 8 e mezza, vado via di casa, ok? E torno la sera sulle 6. Io metterò la temperatura, questa qua di notte, 18 gradi. La imposterò che la caldaia mi mantenga a 18 gradi dalle 9 fino alle 5, un'ora prima che io arrivi a casa, perché così gli diamo tempo alla caldaia di scaldare l'ambiente. Io quando ritorno dal lavoro trovo la casa calda. Quindi dalle 9 fino alle 17, fino alle 5 di sera, la caldaia mantiene 18 gradi, quindi non più 21 ma 18. Allora vado a risparmiare su questo orario qua. Dopodiché la mia caldaia parte alle 18, alle 17, quindi imposto 17, ok? Dalle 17 fino all'ora che mi metto a letto, quindi metteremo 10 e mezza, alle 22 e 30, ok? Fino alle 22 e 30 metterò 21 gradi, ok? E qui la mia caldaia parte e scalda. Poi dalle 22, dalle 10 e mezza in poi metto l'orario di notte, ok? Fino alla mattina alle 6 metto 18 gradi, ok? In questo modo tutta la notte la caldaia si parte, ma parte 2-3 volte durante la notte e si spegne, perché mi mantiene 18 gradi. A me piace dormire sotto le coperte, non mi piace che nella stanza sia troppo caldo. Quindi imposterò questi 18 gradi. Invece, su questo termostato qua, con la rotellina on off, chiamatele come volete, non posso fare sto giochino, ok, di temperature, tranne che non vado io là a impostare sempre su e giù queste temperature. Lo faccio partire e lo faccio spegnere io da solo manualmente. Quindi per quello questo termostato, che si chiama cronotermostato, poi ce ne sono anche di quelli Wi-Fi, che li metti senza fili, lo puoi spostare in soggiorno, in cucina, dove vuoi, ma di solito nelle case troviamo quelli con i fili. Io installo questo termostato, gli faccio partire l'orario d'inverno, ok? Dalle 6 alle 9, dalle 9 alle 17, dalle 17 alle 10 e mezza di sera, e non ci penso più. Quindi
e lui va ad accendermi e spegnermi la caldaia a seconda degli orari che io ho impostato. Questi orari, ho dato un esempio degli orari, ma se voi avete degli orari diversi, impostate i vostri orari. L'importante è che non superate 3 gradi di temperatura tra una temperatura e l'altra. Ragazzi, spero di essere stato chiaro, grazie per la vostra attenzione, se avete domande fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!